Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, scusatemi subito per l'aria un po' assonnata, ma effettivamente mi sono appena svegliato, quindi è mattina, è abbastanza presto tra l'altro, e ho deciso appunto di fare a caldo questo video perché voglio parlare un attimino della Juventus, della prima giornata di Champions League di ieri sera, perché voglio un po', diciamo, chiacchierare con voi su questo argomento e cercare un attimo di capire qual è la vostra, sia per quanto riguarda gli juventini come me, sia per tutti coloro che non lo sono. Purtroppo ragazzi, ovviamente sono molto molto amareggiato e molto deluso per quanto ho visto ieri sera. Una squadra che sembra ormai riconoscibile rispetto a soltanto pochi mesi fa. Infatti ancora non riesco a capacitarmi di come sia possibile una squadra che fino alla semifinale di Champions League aveva preso soltanto 2 gol e che comunque sembrava mostrare una maturità a livello internazionale, un carisma a livello internazionale, finalmente cresciuto e maturato, perché questa è la verità di quello che io credevo fino a prima della finale di Champions l'anno scorso, cioè di una squadra che finalmente aveva preso consapevolezza della propria forza. Una caratura a livello europeo finalmente consolidata, ma così non è stato, perché quando poi ci si è ritrovati a dover affrontare delle squadre molto forti, parlo appunto del Real Madrid e ieri sera del Barcellona, anche se io vi dico la verità, ragazzi, io il Barcellona di ieri sera continuo a non trovarlo una squadra marziana come è stato negli anni scorsi, anzi tutt'altro, e siamo andati incontro a delle figuracce clamorose. Ieri sera la Juventus in realtà è scesa in campo con una formazione, probabilmente anche la, tra virgolette, migliore formazione che poteva mettere in campo. Nel senso che alla fine è scesa con una difesa completamente rimaneggiata, ha dovuto mettere appunto De Schill sulla fascia destra e lì era obbligata come scelta perché Allegri non si sa per quale stracazzo di motivo non ha voluto portare l'Ecksteiner, e per me Allegri sta scendendo vertiginosamente verso il basso, ve lo dico, perché ci sta a non portare l'Ecksteiner fin tanto che magari l'anno scorso avevi Dani Alves e tutto quanto, quindi pensavi comunque di venderlo, pensavi comunque che se ne sarebbe andato a fine anno, è rimasto. E qua si vede chiaramente come il mercato della Juve non sia stato chiaro quest'anno per niente. Mettilo nella lista Champions, cioè hai preso Ovedes che non è neanche arrivato super in forma, non sai come sarà e tutto quanto, hai un De Schillo che comunque anche nel Milan, io mi ricordo, ogni 3x2 era sempre rotto. Cavolo, devi portarlo l'Ecksteiner, cioè mettilo anche in panchina se proprio non lo puoi usare, ma portalo, perché ieri sera, secondo me, uno dei motivi del patatrac è stato proprio là l'infortunio di De Schillo, perché tra l'altro ieri sera, ragazzi, De Schillo è sceso in campo con un bell'atteggiamento e prima di farsi male aveva fatto una gran partita, tanto è vero che l'unico vero grande, la più grande azione, diciamo, il più grande la più grande azione, sì, del primo tempo è stata sua con quel tiro di sinistro che è arrivato veramente a fil di palo con Ter Stegen che la devia, e aveva giocato anche ordinatamente in difesa, marcato bene, stretto bene in difesa, quindi giuste le diagonali, quindi stava giocando veramente bene, poi si è fatto male al piede e lì ha cominciato di fatto anche a zoppicare, a non correre più, a giocare male, ha fatto quel retropassaggio orizzontale che io dico fare un retropassaggio orizzontale in area di rigore non lo vedevo dai tempi dell'oratorio quando giocavo io. E poi avevamo una difesa centrale completamente rimaneggiata con Benatia e Barzagli, difesa centrale che in realtà non poteva essere meglio di così ieri sera, perché non hai Chiellini, non hai appunto Ovedes, Rugani mi sembra abbastanza chiaro che è stato ormai etichettato come non giocatore adatto alla Juventus, perché mi sembra chiaro che in una situazione del genere appunto gli si preferisce l'anziano Barzagli e addirittura a un certo punto quando è uscito De Schillo è tratto Sturaro, quindi mi sembra chiaro che sia stato completamente bocciato se non appunto per le partite di campionato. Sì, io da Barzagli non ho niente di cui lamentarmi, cioè Barzagli c'ha 36, quanti anni ha ormai non ne so neanche più, ha la sua età, non posso pretendere, non posso in nessun modo pretendere che corra dietro e rimanga davanti in marcatura a Messi o a Suarez. C'è stata un'azione nel secondo tempo in cui Barzagli è stato bruciato da Suarez, passaggio in mezzo, Suarez la tocca, la spara sopra la traversa, però lì c'è poco da fare, nel senso che Barzagli alla sua età è sempre sta è ed è era ed è comunque un gran signor difensore. Fa quello che può, non gli si può dire niente. Io sono veramente incazzato e per me è veramente un giocatore di merda, qua proprio lo dico, Benatia, perché con Benatia, perché Benatia ieri sera ha fatto due cose che sono state agghiaccianti, sia all'inizio nel primo tempo che ha cercato di fare un anticipo quasi a centrocampo, lasciando, l'ha fatto, però ha dato palla al Barcellona, il Barcellona è ripartito e si è creato praticamente un buco clamoroso in mezzo alla difesa, perché ovviamente mancava il difensore centrale, questi sono partiti in contropiede e è stato un disastro, e ovviamente il secondo gol del Barcellona è completamente colpa di Benatia, perché Benatia è sulla tre quarti nostra, va in anticipo, tra l'altro con un bel movimento, cerca di andare in anticipo su un passaggio di non so chi del Barcellona, di un centrocampista del Barcellona, arriva effettivamente in anticipo, liscia la palla addirittura può andare in avanti, va all'indietro, cioè tocca sul piede e va all'indietro, fate un po' voi, va all'indietro, la palla la ricevono quelli del Barcellona, bel bucone
in mezzo alla difesa, partono ovviamente la palla allargata, messi in mezzo, ma poi l'avete visto appunto il secondo gol del Barcellona, quindi poi si crea ovviamente il vuoto dietro, squilibrio ovviamente difensivo, Barcellona ci mette 2 secondi a punirti in contropiede e infatti ci hanno segato. Dall'altra parte Alexandro completamente impalpabile, sembra per ora l'ombra del giocatorone che era l'anno scorso, però ovviamente lo vedo, ieri sera l'ho visto molto molto impalpabile sulla fascia sinistra, così come ho visto impalpabile male male Douglas Costa, ragazzi, perché all'inizio quando ho pensato loro due sulla fascia sinistra ho detto "Potaba, cioè saranno dei indemoniati, numeri, velocità, fulmini, cioè giocatori veramente con grande velocità, con grandissima accelerazione, gran dribbling, cioè mandano al bar qualsiasi difensore". Ieri sera impalpabilissimi Douglas Costa, e non so se sia completamente fuori forma, ma per il momento è l'ombra del giocatore che ho visto nei video su YouTube, che guardavo appunto giocare, e a questo punto comincia a venirmi il dubbio che effettivamente il Bayern Monaco l'avesse messo in panchina, e fosse in panchina perché effettivamente aveva già visto che in realtà poi non era magari tutto sto granché. Il giocatore secondo me le doti, le qualità le ha, però per il momento non so, ripeto, se lo spero quasi che fisicamente non sia completamente in forma e che quindi sia ancora, diciamo tra virgolette, down a livello di condizione fisica, cioè sia giù proprio lui. Centrocampo in realtà ieri non l'ho visto malissimo, nel senso che comunque Pjanic e Matuidi per il momento ieri sera in realtà sono tra i pochi che mi hanno convinto. Pjanic in realtà ha fatto il suo, in realtà è una di quelle partite in cui Pjanic rischia magari di adombrarsi, invece secondo me ha fatto il suo. Matuidi è il classico giocatore di rincorsa, ruba palle, secondo me ieri fino soprattutto nel primo tempo, un pezzettino nel secondo, poi ripeto si è squagliata tutta la Juve, ha giocato anche lui discretamente bene, quindi secondo me è un acquisto di qualità, anche se non è secondo me il top player di cui parlava Marotto. Sì prendiamo il top player, ovviamente non è Matuidi il top player che la Juve doveva prendere, ma comunque è un ottimo giocatore. Bentancur ragazzi nel primo tempo bene, è un ragazzo veramente giovane, secondo me deve crescere, ne parlavo anche ieri sera con i miei amici, a livello fisico, perché secondo me è ancora un po' leggerino, ma ha delle buone doti tecniche. E davanti, che dire ragazzi, Higuain, Dybala imbarazzanti, nel senso che per la seconda volta si arriva ad una partita come in finale a Cardiff in cui veramente diventano impalpabili, tiri da lontano inutili, cioè anche lì, cioè siete giocatori forti, avete il dribbling. Higuain forse un pelino meglio nel primo tempo, nel secondo tempo era proprio lì completamente fermo come un sasso, cioè mettevi un sasso era uguale. E Dybala ragazzi ha lo stesso problema che aveva Cardiff, stoppava la palla finiva a 10 metri avanti, cose che tra l'altro non sono da lui, perché in campionato fa degli stop e fa delle cose che sono incredibili. Quest'anno tra l'altro se ne stava parlando un gran bene di Dybala, perché stava facendo veramente delle gran cose, e secondo me con la maglia 10 alle spalle sta veramente dimostrando di aver carattere. Poi arriva davanti al grande palcoscenico in una partita veramente importante e non riesce, cioè gioca bene quando la squadra gioca bene, ma non fa la differenza come per esempio la fa Messi. Smettiamola ragazzi anche di responsabilizzare Dybala di una cosa che non è, cioè continuiamo a dire che è l'erede di Messi, non è vero, cioè ragazzi Messi ha 22 anni, faceva vincere la Champions League al Barcellona e faceva la differenza in una maniera devastante, forse molto più di quanto la fa adesso, quindi smettiamola di volerlo per forza a tutti i costi paragonare. Dybala è un giocatore molto forte, secondo me ancora gli manca qualcosa per diventare un fuoriclasse, che è quello di vincere e di essere determinante. Cioè Dybala non può essere forte solo quando gira bene la Juve, cioè Dybala deve essere quel giocatore fulmineo come Messi. Ieri alla fine del primo tempo Messi gli salta il coso, fa un 1-2 con Suarez pazzesco, gli fa il triangolo, Messi si incolla il pallone al piede, perché questa è la verità, non fa lo stop che va a finire in mezzo all'area di rigore, la tiene lì, calcia di sinistro rasoiata a fil di palo e fa gol. Cioè ragazzi questa è la differenza tra un fuoriclasse assoluto e un giocatore che è molto 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 forte e molto promettente. Sono amareggiato più che altro perché la Juve quest'anno la trovo veramente molto più debole rispetto all'anno scorso, ma soprattutto ancora una volta la Juve non è completamente una squadra funzionale, continua ad avere delle riserve che vengono messe a caso. Cioè, ieri a un certo punto, allora la verità, ieri nel primo tempo la Juve ha giocato molto bene, addirittura è andata in svantaggio alla fine del primo tempo in maniera completamente immeritata. La verità è che nel primo tempo la Juve avrebbe meritato, se non il vantaggio, almeno sicuramente il pareggio, lo 0-0 era sicuramente il risultato più giusto. Poi vabbè c'è il fuoriclasse che ti cambia la partita, vai nello spogliatoio e qua deve essere per forza anche colpa di Allegri, perché porca puttana, cioè vai negli spogliatoi,
vai negli spogliatoi ed esci ancora una volta come a Cardiff senza motivazione. Cioè, i giocatori sono scesi in campo nel secondo tempo molli, demotivati, senza carattere, cioè tra l'altro azzerandosi rispetto al primo tempo in cui veramente avevano tirato fuori gli artigli, avevano tirato fuori le palle e avevano mostrato di poter stare in campo esattamente come l'anno scorso con il Barcellona. Completamente spenti, hanno spento la luce un'altra volta. E cosa succede alla Juve nel secondo tempo? È già la seconda volta. E la verità, ragazzi, tra l'altro è anche una, che negli ultimi 4 mesi la Juve ha giocato solo nelle partite, ha giocato delle partite, le uniche partite che contavano: Real Madrid, finale a Cardiff, finale di Supercoppa italiana con la Lazio e la prima partita fuori casa col Barcellona di Champions League. Le ha perse tutte male, ragazzi, perché 4-1 a Cardiff, perdavamo 2-0 contro Lazio giocando malissimo, recuperate, poi ripersa di nuovo perché come se non bastasse abbiamo preso gol a fine partita e perdiamo la Supercoppa italiana, e ieri 3-0 contro il Barcellona. Tutti gol in queste tre partite che contavano, cioè il fulcro della Juve era difesa, abbiamo preso 4 più 3-7 più 3-10, abbiamo preso 10 gol in 3 partite, ragazzi. Cioè, ma neanche la Roma, che c'è una difesa di merda, cioè, ma è clamorosa. Cioè, io, e poi sono stufo di sentire Allegri che poi va lì a fare le interviste e a dire dobbiamo crescere, perché ragazzi, c'è la quantità cazzo di anni, è che dobbiamo crescere a livello di carisma, a livello di cose. Abbiamo preso i giocatori di esperienza, abbiamo preso Dani Alves, abbiamo preso tutta quella gente lì per avere carisma fino alla semifinale. Sì, abbiamo maturato, sì, abbiamo maturato, e poi ti vai a squagliare così in 4 mesi. Cioè, dai, è vergognoso, ragazzi. Per la Juve in questo momento ha bisogno, a parte di un mercato fatto bene, quest'anno Marotta ha fatto un mercato di merda, punto. Cioè, quando lo dico perché sono incazzato, Marotta, lo dicevo anche prima, ha fatto un mercato di merda, perché gli è uscito Bonucci, Dani Alves e non l'ha assolutamente rafforzato il reparto, perché ha comprato dei rincalzi, Ovedes e De Sciglio, che assolutamente non vanno a rimpiazzare quello che abbiamo perso, quindi ci siamo depotenziati tantissimo. A centrocampo ha preso solo Matuidi e non ha assolutamente rinforzato, ha preso il top player che diceva, e non abbiamo rinfoltito un reparto che era esattamente quello che era il punto debole della squadra dell'anno scorso. In attacco abbiamo comprato 40 giocatori, speso cifre folli per giocatori inutili come ieri Bernardeschi, che entra e fa due tiri in bocca al portiere rasoterra senza forza, e secondo me non vale assolutamente la cifra che lo abbiamo pagato. Da Grascosta vediamo, però in realtà mi ritrovo con una squadra che è praticamente uguale di fatto all'anno scorso, molto meno forte. Quindi il mercato del cazzo, anche perché i soldi ce li hanno adesso, non cominciamo a raccontare la favolina del quest'anno non si poteva di qua di là, perché adesso no, cioè ha preso solo la Juve avrà fatturato solo 100 milioni per essere arrivato in finale di Champions, cioè è arrivato due volte in 3 anni e non c'ha i soldi. E in tutto questo, ragazzi, che dire, cioè la verità è che oltre al mercato patetico, secondo me Allegri è un buon allenatore, ma non dà la mentalità europea. In questo momento la Juve ha bisogno di, cioè la Juve ha i giocatori per fare possesso palla nella metà campo avversaria, qualsiasi sia l'avversario. Quindi io, a me piacerebbe anche perdere, mi va bene perdere, ma non in questa maniera, cioè non così che a un certo punto dal secondo tempo ti squaccia, attacca, c'hai i giocatori per attaccare, c'è De Grascosta, c'hai Dybala, c'hai Mandzukic quando torna, c'hai Higuain, c'hai Cuadrado, c'hai Bernardeschi, cioè ce l'hai la gente, c'hai comunque Pjanic in mezzo al campo che i piedi li sa usare, cazzo, ma attacca, c'hai Alexandro sulla sinistra, attacca, fai pressing alto e possesso palla. La Juve nel primo tempo ha fatto pressing alto, ha messo in difficoltà il Barcellona, nel secondo tempo tutti indietro a aspettare di prendere gol, poi tra l'altro il terzo gol arriva perché toglie, cos'è che ha tolto? Poi ha tolto Bentancur e ha messo Bernardeschi, quindi ha fatto una specie di, non so, 4-2-4, insomma comunque tutti in attacco, ci parte il contropiede del Barcellona, 5 del Barça contro 3 della Juve, con quella difesa qua ci hanno letteralmente disintegrato. E vabbè, niente ragazzi, il video è già durato anche troppo, mi sono anche un po' sfogato rispetto alla delusione di ieri. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi, se secondo voi sono un pelo esagerato, se al contrario invece anche voi, cioè secondo voi cosa non funziona in questa squadra, perché è evidente che per ora qualcosa non sta funzionando, ma anche di pesante. Ripeto, qua sotto nei commenti cercate di essere tutti civili, quindi ditemi la vostra maniera composta. Niente ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.